Ragazzi, eccoci qua dopo il lungo live in cui ci avete seguito da Monaco per il lancio dell'iPad 2. Potete sentire dalla mia voce i postumi della, diciamo così, fatica del lavoro del blogger. Ma visto che abbiamo preso il nuovo iPad della Apple con il chip 4G, anche se ovviamente in Italia non funziona, ma comunque il chip per il 3G è più veloce rispetto a quello precedente, almeno così dicono. Allora abbiamo deciso di provare iPad 2 qui a sinistra e il nuovo iPad sulla destra. Come sappiamo, non ci sono grosse differenze se non il Retina display, il chip grafico, fotocamera, insomma, ma a livello di processore è rimasto lo stesso. Andiamo quindi a testare e a vedere insieme il nuovo iPad. Quindi partiamo da un'accensione dei due iPad. Vediamo come vanno. I test ovviamente li faremo con la stessa scheda. Nel caso specifico stiamo parlando di una scheda H3G. E quindi adesso vedremo insieme chi si comporta meglio tra i due chip grafici. Non so se all'accensione riuscirete a notare subito la differenza tra il vecchio iPad, chiamiamolo così, e il nuovo iPad a livello grafico per il Retina display. Spero ci riusciate, ma vi assicuro che c'è una grossa differenza. Dal video purtroppo non si riuscirà mai a capire effettivamente la differenza, la qualità di questo Retina display, ma vi assicuro che appena lo accendete restate sicuramente folgorati da questo splendido display inserito dall'Apple. Come avete visto, ci ha messo un po' di meno il nuovo iPad per la sua accensione. Comunque è anche vero che questo ha sicuramente più cose rispetto a quello nuovo che è stato semplicemente acceso e configurato con iCloud e niente di più. A questo punto andiamo velocemente a rimuovere la cache all'interno di Safari per essere sicuri di fare una pulizia corretta. Chiudiamo anche le eventuali applicazioni aggiuntive e aperte che abbiamo su entrambi gli iPad. E questo abbiamo finito e adesso passiamo al secondo. A questo punto andiamo ad usare Safari, ovviamente. Qui abbiamo già il firmware nuovo, qui invece purtroppo abbiamo ancora quello vecchio, quindi andiamo a digitare ovviamente il nostro blog. Nel caso specifico, in questo caso utilizzeremo iPad Italia per ovvi motivi. Quindi qui lo abbiamo inserito. Ovviamente ho escluso il wifi per evitare che possa connettersi alla rete. Ed eccolo qui. Come vedete, essendo configurato con iCloud, ha già preso anche tutti i preferiti di Safari e andiamo a vedere effettivamente se il chip, quale dei due chip è il più veloce durante la navigazione. Come potete vedere, c'è sicuramente una buona differenza rispetto tra i due iPad. Ancora sta terminando di caricare le pagine di entrambi, il sinistra. Ancora se, anche se la barra qui, come potete vedere, è finita sopra, sta ancora finendo di caricare le varie pagine, mentre con il nuovo firmware la barra resta comunque a caricare. Non so se riuscite a vedere la differenza nelle immagini dei due iPad di differenza. Andiamo a caricare l'articolo del live a questo punto, che sicuramente è molto, molto pesante a livello di immagini. Come vedere, anche nel rendering poi delle pagine, il nuovo iPad risulta sicuramente più veloce. Non so se riuscite effettivamente a vedere
la qualità di questa del Retina Display, è veramente una cosa stupenda. Ecco qui il nuovo iPad ha praticamente finito di caricare tutte le immagini e i video dell'articolo, e poco dopo anche l'iPad 2, quindi c'è una certa differenza, ma non è così abissale al momento, anche perché, come sappiamo, i nostri gestori limitano in certo qual modo, o comunque hanno un limite fisico della loro rete, per cui non è mai particolarmente veloce. Come potete vedere, ha completamente finito e non sta nemmeno girando il segnale dati, al contrario invece dell'iPad 2, che sta ancora finendo di probabilmente caricare le altre informazioni che ci sono sulla pagina. Questo è veramente una cosa bellissima, questo tipo di schermo. Guardate, una foto fatta direttamente con la fotocamera. Ah, volevo farvi vedere una cosa interessante, differenza tra della telecamera. Questa qui è ovviamente la mia frontale. Andiamo a prendere la fotocamera, giriamo anche la frontale e la impostiamo ovviamente su di me. Si vede già la differenza, colori molto più chiari sul nuovo iPad, mentre più scuri sulla parte ovviamente di sinistra. Questo è ovviamente dato anche dal fatto che le telecamere sono ben diverse. Questo è semplicemente un primissimo video, chiaramente, del nostro nuovo iPad. Poi ne seguiranno tanti altri, vedremo anche le custodie, vedremo anche di capire effettivamente quanto questo chip grafico quad core che è stato inserito porti giovamento all'iPad, ma non solo questo, ovviamente test della batteria sia per quanto riguarda i consumi del nuovo Retina Display, ma anche dei tempi di ricarica, che comunque contano molto. Andiamo anche a caricare ad esempio l'App Store. Ops, non sono partito contemporaneamente, ma comunque si noterà subito la differenza. Vediamo un po', purtroppo le pagine non erano le stesse, quindi c'è stato questo piccolo problema. Non adesso, ovviamente, essendo la prima installazione, è ovvio che ci chiederà iBooks. Questa, come dicevo, è una primissima visione insieme tra il vecchio iPad e il nuovo iPad. Adesso, ovviamente, ci andremo a dedicarci a capire esattamente la potenzialità di questo nuovo iPad. Detto questo, non mi resta che salutarvi, scusandomi ovviamente per la voce, ma dopo tante ore e una notte alla ghiaccio, dove ha fatto veramente freddo perché stavamo tranquillamente intorno ai 0 gradi con un tasso umidità abbondantemente sopra il 90%, diciamo, abbiamo subito le conseguenze sia io che Gigi, e la voce è una di quelle. A questo punto, ragazzi, ci vediamo alle prossime. Ciao ragazzi!